Buonasera, benvenuti ad una nuova puntata di Tutto Rugby. Stasera in studio abbiamo un amico innanzitutto, un rugbista Oreste di Tota. Buonasera Oreste. Allora Oreste, tu ti occupi innanzitutto di comunicazione e marketing. Sei stato un giocatore di rugby, sei stato un ala tre quarti, hai giocato in Serie A con la Partenope dall'84. Siete quattro fratelli di Tota, quindi un altro cognome che ritorna come numeri di giocatori. Tuo fratello Danilo era un numero 9, quindi un mediano di mischia, è stato un nazionale. Tuo fratello Vincenzo, anche un altro numero 9, mediano di mischia. E Massimiliano, il tuo terzo fratello, numero 12, quindi centro tre quarti. Certo. Dicevamo, tu hai giocato dall'84 fino al 2005 con la Partenope qui a Napoli in Serie A. Tu sei napoletano naturalmente, dal 2005 al 2006 hai giocato a Sì, Recco, seria sempre esperienza. in Serie A, e dal 2006 al 2015 sei stato il CT del Recco, Nel sempre settore in Serie giovanile. A. Da quasi 4 anni sei tornato qui, sei nella zona di Portici e continui ad occuparti di rugby nella zona di San Giovanni a Teduccio. Tu porti avanti un bel discorso, ne parleremo dopo. Vi allenate nel laghetto Sì. e alleni i ragazzi dell'associazione Sara, la chiesa cristiana evangelica di San Giovanni a Teduccio, dove imparate, insegnate, chiedo scusa, una bellissima cosa, insegnate la legalità attraverso Certo, sì. il rugby. Logicamente hai 2 figli, 2 sportivi, Maria Rosaria, laureata in scienze socio-pedagogiche, è un'atleta anche lei, anche se fa danza. Tuo figlio Mattia, gioca a Recco dal 2015, anche lui in Serie A, è un numero 9, un mediano di mischia, Accademia di Torino, selezione nazionale top 12. E non dimentichiamo tuo nipote Massimiliano, il figlio di tuo fratello, che io ricordo molto bene, negli anni oggi c'ha 20 anni, negli anni scorsi l'ho portato con me al torneo di Rovigo con le rappresentative under 14 e under 16, e lui è anche lui un numero 9, un mediano di mischia e viene dall'Accademia di Benevento. Allora, Oreste, perdiamo 5 minuti, mi piace tantissimo sapere qualcosa di più su questo progetto del laghetto a San Giovanni a Teduccio. Allora, in questo momento specifico, ti dico, più che un progetto è un'idea, come tu dicevi, con un concetto. Quindi siamo a San Giovanni a Teduccio, dove portiamo il rugby a dei ragazzi del quartiere, praticamente, il quartiere popolare, come sappiamo, abbastanza complesso e difficile, dove alleniamo attraverso questa chiesa cristiana evangelica questi ragazzi. Succede una volta a settimana, 2 volte a settimana, e portiamo un progetto di legalità a questo punto all'interno di questo posto. Certo. Al di là del fatto del rugby puro, quindi l'insegnamento delle regole che ci siano attraverso il nostro sport, è chiaro che l'allenamento gli fa bene. La cosa che c'è incredibile è che questi ragazzi hanno una dinamicità, un'aggressività, una positività rispetto al contatto e alla voglia di crescere e di andare avanti veramente bella, positiva. E questo, come tu ben sai, dico sempre, noi portiamo a loro, ma loro danno qualcosa a noi sempre, ogni volta. Quindi è Sicuramente. molto molto bello questo progetto. Lo continuiamo a fare, non facciamo solo quello, leghiamo poi adesso altri progetti che continuiamo a fare con mia moglie Patrizia che mi dà una mano, e siamo veramente in questo momento molto soddisfatti. Quanti ragazzini più o meno vi Sono una seguono? ventina più o meno, però in globale con i vari progetti sono una cinquantina. Insomma, Bene. nel progetto generale che non fa solo rugby, nel rugby specifico ci sono una ventina, quindi Le insomma. scuole della zona Le scuole della zona partecipano, in questo fa momento noi non piacere. siamo, perché non siamo specifici nella zona, ma siamo proprio in questo progetto della Chiesa Evangelica Cristiana, quindi questo è. Quindi prendiamo i ragazzi che vanno là e li portano i genitori. Questa è la prima idea che concretizziamo fondamentalmente. Tu sei un napoletano, Sì. Uno dei sei quattro fratelli, il primo stato dei quattro. il primo dei 4 fratelli, l'abbiamo detto prima. Sei stato un partenope, ricordiamo la partenope di qualche anno fa, i 2 famosi scudetti. Oggi abbiamo l'Amatori che è entrata in Serie A per quanto riguarda Napoli.
abbiamo finalmente delle belle realtà anche a Napoli. Proprio oggi ho partecipato alla inaugurazione del nuovo campo, della nuova struttura a Torre del Greco, esattamente dell'Amatori Rugby Torre del Greco, presso il comune di Bosco Trecase. A Napoli, nell'Interland, finalmente abbiamo almeno quattro strutture già in essere, in erba sintetica, e quindi già è un grande passo avanti. Non dimentichiamo il Santa Maria Capovetere, non dimentichiamo il Sacro Cuore Pompei, non dimentichiamo tutta la zona di Benevento. Quest'anno è sceso in Serie B, ma per anni, insomma, il Benevento c'è dal 66, più tutte le altre squadre vicino, i Dragoni, il Quarto Circolo e tutto. La stessa Partenope, che ha un innumerevole numero tra maschietti, femminucce, comincia dall'Under 6 fino alla prima squadra, e ancora in Serie B. Ci auguriamo a breve il famoso derby con l'Amatori in Serie A, il più presto possibile. Questo rugby però a Napoli è sempre visto un pochettino, ma il contatto, ma forse mi faccio male, forse è meglio un altro sport dove, diciamolo, forse si guadagna di più, forse è meglio pubblicizzato, come vogliamo dire? Ma allora, faccio una premessa. Ovviamente, come tu pensai, sono un partenope, quindi certo, parto dalla Partenope, certo, concetti dei valori e della storia che la Partenope è quello che ci ha cresciuto. Siamo un po' tutti partenope, io per padre. Quindi sai bene gli scudetti quali sono. Voglio dire, Elio è stato la storia del rugby a Napoli. Grande Elio Fusco. Come il resto di tutti gli scudettati, da Ciccio Greco, Crescenzo Vitelli, insomma, tuo padre. Tagli, Augello, Tagli, insomma, non li nominiamo Ascantini tutti, ma sicuramente lo sappiamo. Idorazio, voglio dire. Idorazio. Questo sicuramente comporta che la Partenope è positivo, cioè c'è la crescita della Partenope. Qualcuno si è staccato ed è andato all'Amatori, che ha realizzato un grande sogno, perché sono stato al centro del villaggio ed è qualcosa di straordinario. Quindi per ogni genitore portare il bimbo là, se io dovessi consigliarlo, direi andate là, certo, perché è veramente un posto che può accogliere persone. Ricordiamo, sono al villaggio del rugby a Bagnoli, presso l'ex Sanà, con non solo vecchi rugbisti, tanti venendo dalla Partenope, ovviamente è stata la storia, ma con persone, di imprenditori che hanno creduto in qualcosa di importante, e quindi qualcosa sta nascendo. I complimenti a loro per la Serie A, per quello che hanno fatto e che sicuramente faranno bene, perché crescendo così si può solo andare avanti. Sono una ragazzi squadra molto giovane, la media sono 19-20 anni, quindi questo sicuramente è la strada giusta, perché come parlavamo poc'anzi, dove nel rugby non c'è una realtà economica di poterti sostenere per la vita, ma sicuramente io ritengo che usare il rugby e crearti qualcosa, quindi tra virgolette, essendo un meccanismo per diventare o studiare o trovarti un mestiere o visitare il mondo, usare il rugby in questo senso può essere qualcosa di concreto, certo, e all'Amatori in questo momento può avere una realtà. Il Torre, che ben conosciamo come dire altro angolo lontano tra virgolette, ma sempre nel limitrofe dal Napoli centro, è chiaro che aver fatto un campo là può portare sicuramente altre positività. E come legavamo prima, io penso che si debba lavorare principalmente nelle scuole, ma il problema principale è che non c'è manco l'ora di educazione fisica attualmente nelle scuole italiane. Diventa anche difficile fare l'ora normale, ecco, come tu pensai, è un problema enorme, e quindi deve cambiare questo concetto. Sicuramente quello che ho visto negli 4 anni che sono rientrato è qualcosa di incredibile, quindi molto positivo, e io spero sempre che ci sia un collegamento tra le varie società campane, voglio dire. Mi dispiace un po' per il Benevento, che ho saputo che è sceso quest'anno in Serie B, ma sicuramente faranno bene, perché hanno una storia, certo, importante e lunga alle loro spalle. Ricordiamo che dal 66 c'è il Benevento, quindi la storia c'è, tanti anni di Serie A, quindi auguriamo anche a loro di risalire la china il più presto possibile. Abbiamo ancora tante problematiche che noi conosciamo benissimo, penso a tante strutture a volte fatiscenti, società anche al di fuori di Napoli, che i famosi 15 da mettere in campo, parlo di giovanili che sono la base, tutt'oggi non riescono ancora a metterle, quindi c'è ancora tanto da fare. Napoli, per dire, in Campania, al sud. Io penso che debba nascere un concetto di collaborazione tra le varie società, cioè se non nasce, non dico una franchigia, ma il concetto di potersi scambiare i giocatori e le persone
per il miglioramento del giocatore, non solo da un punto di vista tecnico, da un punto di vista sociale, di inserimento nella società. Quindi vuol dire, se ho possibilità che il ragazzo debba studiare o debba inserirsi un lavoro e ce l'ho a Benevento, ben venga. Se ce l'ho a Torre, ben venga. Se ce l'ho a Napoli, ben venga. Quindi non solo per lo scopo finale, chiaramente, che tutti i giocatori vogliono, perché poi il puntare alla Serie A, cioè, è l'aspirazione di un medio, grande o vecchio giocatore, è ovvio. Però avere questo scambio importante, secondo me, sia fondamentale. È chiaro che, vedendo Napoli, in questo momento ci sono le basi per poter creare tanta positività. Io direi che questa positività già è stata espressa. Napoli, non dimentichiamo le Universiadi, ormai sono prossime, siamo meno di un mese. L'avvenimento più importante dopo le Olimpiadi, non dimentichiamolo, avremo 8.000 atleti, il rugby parteciperà come rugby a 7, diverse strutture, tra cui il Torre del Greco che abbiamo nominato prima, la Fragola, saranno destinati agli allenamenti di questi atleti. Tutte le partite verranno svolte presso l'Amatori, quindi presso il villaggio del rugby di Bagnoli. Questo è qualcosa di grande. Oggi sentivo le dichiarazioni dell'assessore De Luca e dice un avvenimento importantissimo. L'ultima volta si sono avute negli anni 50 a Napoli, quindi è stato... Non sapevo neanche io, non sapevo nemmeno io di questo anno. Sì, sentivo parlare stamattina, insomma, dalle nostre parti, e dice la bravura nostra deve essere, citando la nostra regione, dice, di fare come hanno fatto a Milano, con le varie associazioni, con l'Expo e con tutti, hanno portato tanto a Napoli, sia con lo sport che anche con l'economia, ed è questo quello che bisogna cercare di fare anche a Napoli. È sicuramente un avvenimento importantissimo. Assolutamente sì, per quanto riguarda lo sport, ma per quanto riguarda anche la città di Napoli. Sì, è la visibilità enorme. Io ho visto, penso, qualche fotografia su internet della nuova struttura che hanno fatto anche per i posti a sedere. Sono convinto che la diffusione di questo sport sia fondamentale, però ripeto, Max, è l'unione del concetto, che non sia solo lo sport ma anche portato nel sociale, perché, come vediamo, solo il termine sportivo in questo momento non lascia nulla ai ragazzi, perché anche se andate a giocare alla Benetton, anche se andate alle Zebre, non vi rimane comunque una fattibilità oggettiva per un lavoro futuro, a meno che non unite questo concetto a qualcosa. Almeno la mia esperienza è questa. Io mi leggo al fatto che tu mi dicevi, sono quattro fratelli, io ho Vincenzo, Massimiliano e Danilo. Diciamo che Danilo è quello che ha fatto la nazionale italiana, quindi è quello che ha fatto più risultati di tutti. Vincenzo e Massimiliano hanno sempre giocato. Io ero quello meno bravo, se così possiamo dire, ma quello che ha creduto sempre, quindi ha lavorato molto di più. Allenando i ragazzi, allenando a Recco questi 10 anni, mi sono reso conto... Ecco, i ragazzi, un po' queste esperienze, che differenze... Se ci sono nell'allenare, nel viverlo questo sport. Allora, per esempio, Recco è una cittadina piccolina, quindi chi viene al campo viene a piedi. Già questo implica una questione, è una cittadina sul mare, che possono passare subito le persone. Quindi già il fatto di andare ad un'ora e fare un'ora di traffico, i ragazzi sono più o meno quelli della zona. Quindi 300-400 ragazzini arrivano al campo. È chiaro che paradossalmente il rugby è un modo, il genitore ti viene vicino, aiutatemi per la scuola usando il rugby. Quindi diventa un meccanismo sociale, quello che poi abbiamo detto fino adesso, dal principio, dal progetto che abbiamo detto di San Giovanni. E questo è successo un pochino là, dove la mia esperienza, anche nel valutare un ragazzo che per altri poteva essere non bravissimo, nell'arco dei 3-4 anni è riuscito un buon giocatore. Noi che cosa abbiamo? Un problema che io ti dicevo a spesso dell'Accademia. Noi vogliamo una performance immediata, vogliamo che il ragazzo a 15 anni, 16 anni sia pronto e lo buttiamo come carne di macello, riesce o non riesce, dopo lo perdiamo. Io penso che non è vero questo, Max. Nella vita ognuno ha dei tempi di crescita e spesso i tempi vengono bruciati nel rugby. Questo manca al rugby, secondo me, attualmente, perché i giocatori più o meno sono di qualità. La nostra Under 20 è un Under 20 che sta andando bene, sì, perde una partita, ne vince un'altra, ma non è un problema. Ritengo che il problema più grosso sia quello di non dare giusti tempi ai ragazzi, perché tu sai benissimo, anche nella vita, nel lavoro, uno può maturare a 16 anni, un altro ne matura a 20, un altro ne matura a 23, ok? L'immediatezza, il fatto di volere le cose rapide, secondo me, ha un problema all'effettiva crescita dell'individuo. Certo. Questo è quello che io ritengo giusto. L'esperienza che ho fatto là è stata bellissima, è stato per un periodo enorme. Poi, avendo Mattia, mio figlio, che ha iniziato a giocare là, e praticamente da piccolino l'ho seguito per 4-5 anni, poi ho avuto la fortuna di andare a Torino
dell'Accademia Nazionale, ha avuto quest'altra fortuna Mattia di stare nelle selezioni 7 e poi ha avuto questa esperienza quest'anno di giocare nel top 12, che è un'esperienza formativa personale. Rugbisticamente è chiaro che è bello per l'individuo, però oggettivamente ti porti dietro una realtà che non puoi vivere di quello, voglio dire. Sicuramente, spiego. Sicuramente. E ritornando sempre alla famiglia, così concludo anche il concetto di famiglia. Noi abbiamo anche il figlio di Enzo, che è Massimiliano, sì. E penso sia anche lui in questo momento, che è stato a giocare con te per un periodo, come dicevi prima, è stato all'amatori per un altro. E tutto quello che noi abbiamo, i ragazzi, dobbiamo cercare sempre di tenerli a noi, ripeto, non ottenendo per forza un risultato, ma avendo qualcosa che sia oltre il momento, come dire, dell'attuale. Siamo diventati un po' come Facebook, no? Vogliamo tutto subito, l'immagine che ci arriva. Ci vuole un tempo. Sicuramente il tempo ci vuole, sicuramente ci vogliono CT, coach all'altezza. Questo sì. Questo era giusto. Soprattutto, come dicevi tu prima, il ragazzino tutelato. Piccolo va tutelato e va tutto sommato cresciuto. Bravo. Sono fino all'under 14, sono dei coach, sono degli educatori, prima che degli allenatori, quindi il comportamento deve essere completamente differente. Logicamente la cosa essenziale è il ragazzino non va bruciato, perché è chiaro ci che vuole poco a farlo perdere il ragazzino rispetto a... È chiaro che, come dicevamo prima, io faccio sempre esempio di due sport che mi sono rimasti impressi, no? I ragazzi, ho visto giocare i bambini di 8-9 anni a pallacanestro, se non segno nel canestro non si divertono. Certo, quindi il rugby devi passare e comunque saper placcare, almeno due cose. A noi il famoso passaggio, quindi la palla va passata solo indietro, l'avversario si ferma placcandolo, quindi dovrebbe sono essere le basi, è chiaro. Questi dovrebbero essere i due concetti principali, e l'avanzamento deve essere oggettivo, quindi noi non possiamo dire fai tutto a un bambino, ma dobbiamo dirgli cosa fai. Lo sci è la stessa cosa, per scendere una discesa a 10 anni devi saper passare bene, devi, la tecnica è importantissima, quindi in questo secondo me noi siamo detti. Io ho avuto la fortuna, stando a Recco, di giocare spesso dei tornei under 12 a Monaco con la regina, che è insomma la testimonia del progetto e dei tornei che ne facciamo là, e praticamente c'erano le under 12 che facevano già mischie touche fisse, massimo, noi non siamo proprio in grado di farle, non le pensiamo neanche, avevano già degli schieramenti pazzeschi in questo senso qua. Noi eravamo, non dico siamo ancora indietro. No, non voglio dire siamo meglio o peggio, non lo so, comunque la Francia sicuramente non è male, suppongo. Quindi assolutamente. No, però dico, non so se è giusto o sbagliato, sicuramente è da farci riflettere. Parlando dei più grandi, il gioco nostro si avvicina molto, segue molto gli schemi francesi, sì, diciamolo, sì, sì, tranquillamente, oltre che i dettami inglesi. Segue. Ecco, l'input me l'hai dato. Andiamo un po' verso i più grandi. Sì. Le accademie, ne sono state aperte un numero anche consistente, sono state chiuse. Possiamo dire che manca qualche accademia da Roma a scendere giù, o sono sufficienti quelle che ci sono? No, manca il centro sud Italia, secondo me. E ripeto che potrebbe essere la volta buona del villaggio di creare qualcosa, voglio dire, perché abbiamo un posto, come dicevi tu prima, e mi leggo a questa cosa, ci vogliono allenatori, che non sono solo quelli che sanno spiegare un passaggio, ma sono quelli pure che ti portano al mental coach, quelli che ti diano la possibilità che se sbagli puoi migliorare, che non è detto che è un errore. Voglio dire, quanto più sbaglia un ragazzo, più migliora. Su certo. Questo non vi è dubbio. Noi siamo per la performance in tutti i limiti, abbiamo questo concetto che l'errore sia un problema, l'errore è una crescita, questo è fondamentale, Max. Quindi se lo sbagli non impari. No, e quindi, ma tutti noi, penso, anche nella vita quotidiana lo facciamo, mentre invece abbiamo questo concetto del non sbagliare in assoluto. Io dicevo ai ragazzi, provate, attaccate dovunque volete, fate quello che volete, ma provate, ok? Se quello non lo facciamo è così. Certo, un'accademia ci vuole dalle nostre parti al più presto possibile. Io spero pure una franchigia al più presto, la terza franchigia del centro-sud la spero sempre, una cosa che opto, voglio dire, auspicia, è un mio buon auspicio. Questo. Ne abbiamo parlato prima anche dell'under 18, dell'under 20, quindi sì. Ricordiamo, salutiamo il figlio di Lorenzo sì, Fusco sì. dell'Amatori Napoli. Sì, sì.
convocato in nazionale, già due convocazioni in nazionale, già due sei nazioni. Sta facendo bene, ha fatto una bella meta. Sta facendo bene, ha fatto una bella meta, ha debuttato anche in un ruolo un po' insolito come mediano di Mischia, ben figurando e anche ben, ben comportandosi. Però abbiamo anche nell'alto livello, nei grandi, mettiamola così, un po' di dislivelli. Le donne che addirittura piazzandosi al quarto posto è il risultato migliore di sempre nel ranking mondiale. L'under 20 che ci sta dando, parlo a livello di nazionale, ci sta dando delle belle soluzioni. Accademie, franchigie, insomma la nazionale ha ancora un po' arranca. Ti faccio due esempi che penso sempre, ma li penso come persone, come vecchio giocatore. Anzi, siamo vecchi giocatori. Vediamo l'Argentina. Dimmi uno straniero nell'Argentina se lo trovi. Assolutamente. Non lo trovo. Assolutamente. Okay. Hanno oltre la passione, credono in quello che fanno e vivono per la loro maglia e per la loro nazione. Ok. Primo problema che ne abbiamo. Noi italiani, l'80% dei ragazzi non riesce a vivere di rugby, quindi fare professionista di rugby, paradossalmente anche il Benetton e adesso le Zebre avranno preso più o meno dai 15 ai 16 stranieri, l'uno su 38 più o meno, tra i vari che hanno preso, ma giustamente non gli puoi manco dire di no. No, ma non gli puoi dire no, ma perché? Perché il nostro dice ok, non mi conviene continuare alle Zebre perché non ho un futuro, non perché non gioca a rugby, ma non ha senso nella mia vita. E quindi li perdiamo. Questo penso sia il primo problema oggettivo. Non dai una sicurezza. Se Favaro arriva alle Fiamme Oro, arriva là dopo una carriera talentuosa, fa due anni e poi si ritira a 38 anni, 37 pare giovanissimo, tra parentesi. Voglio dire, è chiaro che dobbiamo interrogarci come movimento dove è l'errore, ma come per dirne altri, voglio dire, non dico solo lui, eh. È una nazionale tutto sommato giovane, sì, non ci stanchiamo mai di dire il pacchetto è completamente rinnovato. Manca ancora l'esperienza in campo internazionale, questo è un punto tra virgolette dobbiamo a sfavore. Vederla tra poco, giusto? Dobbiamo vederla tra poco, ricordiamo i mondiali a settembre, si vocifera ormai, non sembrano più voci di social. Come dico sempre, sembra che la Rai finalmente si stia, questo sarebbe bello, dedicando, ci voglia dedicare delle partite dei mondiali, che noi ci ricordiamo tantissimo. Io mi ricordo, detto dai vecchi del rugby, alla domenica sportiva negli anni 80, metà anni 70, fino ai primi dei 90, si parlava di rugby la domenica sera. Bello. Come si parlava di calcio, si parlava di tutto. Noi abbiamo avuto Sky, che ci ha dato una mano. Tuttora i campionati inglesi, i campionati francesi, qualche top 12, insomma, le fanno vedere. C'è Di Maxi che ci dà una mano nel momento del Sei Nazioni, che forse sicuramente per noi è il momento più eclatante. Ma forse, io non dico a Napoli, ma dico generalmente al rugby, quello che manca ancora è un po' di pubblicità. E comunque una nazionale che cominci a vincere, anche quello è un modo per dire vado all'Olimpico. E so che diciamo, mi posso divertire. Ti parlo da un punto di vista di comunicazione e marketing. È chiaro che se io devo sponsorizzare una cosa che non vince, per me è complesso. Cioè, anche se te lo faccio, perché poi lo faccio per altre motivazioni, però se io non vedo un risultato oggettivo, sto un anno, due anni e poi me ne vado. Questo implica la visibilità alle reti importanti che tu mi hai detto che si devono. Spero che la Rai faccia totalmente il rugby in modo che possa essere più diffuso al mondo, ma è chiaro che dal punto di vista di comunicazione, se non hai dei risultati diventa complicato. Questo sicuramente è questo, è sicuro. Come vedi, a volte più dei risultati nell'under 18, nell'under 16, nell'under 14. Ma perché, Max? Perché noi, un bambino porta i due genitori, quindi porta già due persone, di solito però porta di qualche zia e qualche nonno e diventano quattro, qualche sorella diventano cinque. Quindi ogni bambino, se arrivano 50 bambini per 5, sono 5 per 5, 250 persone. Noi non l'abbiamo col massimo, perché viene la fidanzata, non viene manco più il mamma e il papà di solito dopo i 24 anni. Quindi arrivi, a meno che non è a qualche cosa particolare che ci teniamo, forse certo. Noi. Però arriva la fidanzata, arriva l'amico. Quindi anche la persona che arriva al campo a vederti il top 12, che può essere, ripeto, come io sono stato, ho avuto questa esperienza quest'anno a Verona, che è qualcosa di incredibile, il Paianini Center, è paragonato allo Juventus Stadium, quindi immagina che cos'è per quei ragazzi vedere delle palestre al chiuso, dei campi al chiuso, delle performance enormi, nonostante poi non sono riusciti a mantenere la posizione del top 12 per altre motivazioni strutturali ed ex societarie, perché hanno avuto
18 infortuni, quindi sì, anche là ti devi rendere conto qual è il problema. Beh, sono tantissimi. Tantissimi, però tantissime, possono capitare a una squadra neopromossa se non è addetta, insomma ha tentato di tenere i giovani della Serie A, quindi non è stata pronta probabilmente a questo. Però ti dico, se noi non ci rendiamo conto che un settore giovanile porta più visibilità di un top 12, è chiaro che dobbiamo riflettere su questo. C'è qualcosa che ci deve far riflettere sicuramente. Una mano, lo diciamo sempre, ce lo possono dare le scuole. Assolutamente sì. Io vedo, le scuole, sì, sono in giro con le rappresentative, tu lo sai benissimo, sì, spesso sì, e volentieri. So cosa fare. In Calabria, andiamo in Puglia, nella stessa Campania, giriamo. Finalmente c'è l'interesse da parte delle scuole. Presidi, direttori, insomma i massimi esponenti delle scuole sono loro a chiedere e ad avere piacere a far disputare il rugby. Questo, visto nell'ottica di qualche anno, significa avere le giovanili, quindi avere i ragazzini, avere i maschietti, le femminucce sul campo ed avere poi da lì il numero per la prima squadra, perché poi l'obiettivo è quello, e quindi permettere ad una società sicuramente di crescere. Guarda Marco, io penso che sui ragazzini sia sfondi una porta aperta. Io ricordo questo percorso che ho fatto avendo queste due influenze, che sono stato Emanuele Ferrari, che insomma è un sì, più grande interprete della mischia italiana, ma forse mondiale, e Riganzua, che è un neozelandese, che siamo stati insieme, dove la disciplina, uno era per il meccanismo della perfezione, Emanuele era esasperato sulla precisione delle cose, e l'altro Rigan era sulla atletica in modo esasperato di creare il gruppo. Però l'insegnamento che dai ai giovani è un modo di vivere, quindi tu dai nella società un meccanismo di come comportarti nella tua vita, quindi sono fondamentali le scuole, e quindi questo progetto scolastico deve avere veramente un aumento in modo totale, secondo me, e là puoi avere di tutto. Deve essere esponenziale sicuramente. Bravissimo, esponenziale. Una federazione, diciamolo, forse pure più presente anche economicamente. Noi prima abbiamo citato l'Amatori, ma ne possiamo citare tantissime, dove c'è veramente, diciamo, economicamente chi porta avanti la squadra, chi la fa crescere, la fa nascere e la sostiene, e con difficoltà immagino anche abbastanza consistenti. Quindi anche questo dobbiamo dire, abbiamo tantissime realtà, questo l'abbiamo detto, ma Napoli, qui la Campania ha bisogno di crescere, ma penso che un po' tutto il sud, perché più o meno queste realtà, mi riferisco ad una Calabria, mi riferisco ad una Puglia, ad una Sicilia, ancora si combatte con tanti ma tanti problemi che forse andando più sopra, diciamo che hanno sono già diversi, risolto, io sì, non voglio dire parte, che me non ci sono, no, bravo, bravo, ma forse la bravura è stata quella, bravo, o forse il numero ha consentito di essere più bravi, ha portato ad avere sicuramente altri problemi, ma forse non questo. Forse anche secondo me la questione di non essere per forza città, quello aiuta un pochino, sai, il paesino, il certo, posto certo, dove tutta la società conosce quello che fai, quindi questo aiuta un pochino a vivere bene, come dire, il rugby, nonostante, vabbè, Milano è una realtà abbastanza importante. Vabbè, Padova è più piccolina, Piacenza è più piccolina, però sicuramente, come dicevi, il centro-sud deve avere una forte, forte evoluzione, voglio dire. Quindi questo è sicuramente fondamentale. Questo progetto, il laghetto, sì, è inutile dirti, questo andrà avanti. No, no, questo lo facciamo, ma perché che cosa è successo? Portando, Max, il progetto di legalità in questo quartiere che tu ben puoi conoscere, puoi sapere almeno, certo, di cos'è. È chiaro che non è vero che i ragazzi non ti ascoltano, ti ascoltano benissimo. Quando capiscono la regola e cosa fare, la fanno. Quindi è una questione di come porti con i ragazzi e di spiegargli che cosa è. Ecco, visti proprio quell'ambiente, una curiosità mia, sì, il genitore lo segue o lo ostacola quando sente parlare di rugby? Lo segue. Lo seguono? Lo ostacola su altre questioni, però nello sport lo segue. Nello sport per un fatto di ampia, rugby, sì, lo sport sì, in famiglia, voglio dire, lo sport sì, lo sport sì, lo sport hanno altre questioni, non avendo, voglio avere le giuste parole, ovviamente delle problematiche, perché alcune famiglie non riescono manco a muovere, insomma, un'economia per mettere di piatto, certo, a tavola, quindi la formazione è diversa e l'ignoranza, ovviamente intesa come non conoscenza dei fatti, ha un ampio meccanismo così piccoli. È chiaro che quando vedono il figlio che arriva felice a casa
E quando dico mamma mi siedo bene, mamma parlo meglio, perché noi certo. Ho delle regole che sono mie personali del mio insegnamento, che dopo non sono proprio bravissimo come nell'intervista, sono un po' più cattivo quando seguo i ragazzi, non sono proprio bravo. Ci voglia il giusto, bisogna insegnarlo e se a volte occorre sì, alzare sì, un po' sì, la voce, bravo. Si alza la voce, poi non sì, sì, sempre ci nel, si limita solo a quello. Ma più che altro sempre nella regola del concetto, se tu vuoi fare questo hai bisogno di questo passaggio. Poi dopo vogliamo divertirci, sono io come hai detto, dopo? Dopo possiamo anche divertirci, prima si lavora, poi dopo possiamo fare quello poi ci si diverte, a me questo sempre è stato detto. Bellissimo, questa è una frase che io ti... ecco, non ce la siamo messi d'accordo, perfetta. Dopo possiamo fare quello che vuoi, adesso lavoriamo e si azienda. No, purtroppo il tempo è tiranno, sì. A me sarebbe piaciuto portare avanti questi discorsi, no, ma poi al limite... continuare a parlare di più. Però questo vuol dire sarà un motivo per vederci una seconda volta qui in trasmissione. Io ringrazio tantissimo Oreste, saluto i suoi fratelli che sembrano rock i suoi fratelli, ma invece parliamo dei fratelli di Tota che conosco molto bene. Un abbraccio a Maria e a Mattia che non conosco personalmente, conosco di più Massimiliano, ripeto per altri motivi, d'altronde è un mio omonimo, sì, quindi, sì, quindi deve essere per forza un buon giocatore. E vi do appuntamento alla prossima settimana, ringraziando e salutando ancora Oreste. Grazie a te. Buonasera. Salutiamo a tutti. Buonasera.